Si inizia a respirare l'atmosfera natalizia grazie alle luminarie accese e la città vestita a festa, e con l'avvicinarsi del 25 dicembre prende avvio anche la consueta corsa ai regali di Natale. Quest'anno, secondo le stime di Confcommercio, gli aretini spenderanno un po' meno del 2015, circa 350 euro a famiglia, contro i 386 dello scorso anno. È in linea, un po' forse in flessione la stima, poi sempre tutto da riconfermare oppure contraddire. E che nella nostra città il fine settimana è ricco di gente, di affluenza, e anche i negozi beneficiano ovviamente di questo grande passaggio. Ancora dal lunedì al giovedì non è proprio entrato il clima natalizio. Naturalmente adesso con l'8 dicembre, col Ponte dell'Immacolata, si inaugura tutta la stagione degli shopping. Ieri è stata una buona giornata e speriamo che il proseguo sia migliore. L'anno scorso era il momento del caos a Banca Etruria, oggi alla vigilia di Natale ci troviamo di fronte a un altro caos, questa volta una crisi di governo. Questo potrebbe frenare le spese, l'economia? Certamente, questa grossa instabilità politica, questa incertezza economica, questa precarietà di governo hanno sicuramente dato un freno all'inizio dello shopping. Io sono particolarmente ottimista, noi speriamo che sotto Natale e con l'avvento della magia dell'attesa, dell'avvento appunto, la voglia di fare regali e di gratificare chi ti sta intorno e le persone alle quali stimi e che vuoi bene sia irrefrenabile. Naturalmente questa precarietà di governo ha rallentato un po'.